Per Giorgio Morosini. Io vorrei partire da un angolo prospettico diverso da quello che è stato adottato dai due relatori che mi hanno preceduto, ossia dal come i mafiosi, dal come i boss mafiosi vedono i politici con riferimento agli appalti e ai rapporti con la pubblica amministrazione. E quando penso a questo argomento mi viene in mente una battuta di Woody Allen nel film Io e Annie, quando parlava dei politici. Appunto, diceva, i politici hanno un'etica tutta loro, appena un'attacca sotto a quella dei maniaci sessuali. In realtà, in questo caso, sembrerebbe un'attacca sotto a quella dei mafiosi. Lo dico leggendo per un istante un pizzino che è stato sequestrato a Provenzano, che riguarda un argomento specifico. A Provenzano, un imprenditore che doveva aggiudicarsi un appalto chiede a Provenzano un parere sul politico che aveva assicurato a quell'imprenditore l'aggiudicazione di quell'appalto. Leggo testualmente, è un italiano un po' sgrammaticato, ma queste frasi mi sembrano particolarmente incisive per fotografare questa situazione e per fotografare il punto di vista del mafioso rispetto al politico. Ora tu mi informi che hai un contatto politico di buon livello che permetterebbe di gestire molti e grandi lavori e prima di continuare tu volessi sapere cosa ne penso io. Ma non conoscendo non posso dirti niente, ci vorrebbe conoscere i nomi e sapere come sono loro combinati, perché oggi come oggi non c'è da fidarsi di nessuno. Possono essere truffaldini, possono essere sbirri, possono essere infiltrati e possono essere sprovveduti. E possono essere grandi calcolatori. Questo è il punto di vista di Provenzano rispetto al politico che doveva garantire determinati vantaggi all'imprenditore che era interessato a certi appalti. Questo pizzino, a mio avviso, esprime sia una sorta di attrazione del mafioso verso il politico per fare affari, per allargare il giro d'affari, ma anche una sfiducia di fondo profondissima. In realtà, a mio avviso, dimostra anche un'altra cosa, che forse si salda con quanto è stato detto poco fa da Piercamillo. Questo pizzino fotografa un mutamento in certi rapporti, in particolare sul versante degli appalti. Ossia che anche in Sicilia, negli appalti, i mafiosi non sono i protagonisti principali di questo sistema. Non si può ragionare più come nei tempi del cosiddetto patto del tavolino, fine anni 80, inizio anni 90, con la supremazia corleonese, con Angelo Sino, ministro dei lavori pubblici, che si sedeva al tavolo con i politici e con gli imprenditori e aveva un ruolo di coordinamento nella spartizione. No, il ruolo di coordinamento nella spartizione, nei dati che emergono dalle ultime inchieste giudiziarie, sembra in realtà ricoperto da altri attori, in particolare appunto politici e imprenditori. Io credo che, faccio riferimento alla Sicilia in questo caso perché è il territorio sul quale posso spendere alcune parole perché opero professionalmente in quella zona. Bisogna ragionare molto, questo emergeva anche dagli interventi che mi hanno preceduto, bisogna ragionare molto sulle attuali forme di manifestazione di questa interazione, soprattutto tra mondo politico delle pubbliche amministrazioni e settori mafiosi, tenendo conto che siamo in un'epoca in cui la pubblica amministrazione si dota di beni e servizi con modalità sempre più privatistiche, cioè sempre, utilizzando sempre meno procedure di evidenza pubblica, ad esempio nell'edilizia pubblica, ma con scelte ampiamente discrezionali. Io voglio partire da una storia di cui mi sono occupato come giudice delle indagini preliminari, che è la storia di un assessore regionale siciliano ai lavori pubblici. Che peraltro uno che interpreta lo spirito dei tempi, a mio avviso, in maniera mirabile, perché lui si pone a capo di un comitato d'affari che gestisce appalti pubblici in maniera occulta, con grandi vantaggi,
La genesi di questo comitato d'affari gestito da lui fondamentalmente nasce con un governo regionale di centrosinistra e si consolida con un governo di centrodestra. Intanto il linguaggio delle intercettazioni è particolarmente significativo e costituisce un riscontro a quanto affermava poco fa Pier Camillo. Il linguaggio è molto chiaro perché ci sono delle espressioni chiave proprio di questo politico. La pecora da tosare è la spesa pubblica che il politico deve gestire. L'amico nostro con il bastone è il mafioso che deve far rispettare i patti illeciti sottostanti alla spartizione occulta dei lavori. È una ricostruzione che dalle intercettazioni mette in luce come le manovre corruttive in realtà siano assolutamente svincolate dalla corruzione intesa in senso tradizionale come baratto. È un sistema molto più sofisticato, è rappresentato da una ragnatela di favoritismi scambievoli, che in realtà però sono la sintesi, sono l'antitesi, scusate, di soluzioni ai problemi della collettività che si basano sulla meritocrazia e sono l'antitesi di scelte razionali nell'allocazione delle risorse pubbliche. È una gestione in fondo privatistica della spesa pubblica, che poggia però su un'illegalità diffusa. I punti salienti del programma di questo comitato d'affari, che poi si sviluppano in una ragnatela di reciprocità di favori, si basano su alcune cose, se vogliamo, anche scontate. Emissione di decreti di finanziamento su impulso dell'assessore dei lavori pubblici di quella regione, illegittimi, decreti di finanziamento illegittimi, individuazione di opere di risanamento urbanistico inutili, opere selettivamente convogliate presso pubbliche amministrazioni che erano nella combinazione di questo comitato d'affari, stravolgimento delle procedure amministrative. E c'è una cosa sorprendente, la dico da cittadino, questo non da magistrato, ascoltando queste conversazioni. Questo era un sistema a cui partecipavano con azioni illecite, partecipava il politico, poi partecipavano gli amministratori pubblici nei vari enti locali, liberi professionisti che preparavano i progetti che poi dovevano essere finanziati e imprenditori, anche imprenditori mafiosi. Ma imprenditori mafiosi che stavano agli ordini del politico assessore regionale che coordinava il tutto, perché quando ad un certo punto in una conversazione intercettata un mafioso pretende di aggiudicarsi un determinato appalto, il politico chiaramente rifiuta quel tipo di indicazione dicendo che quello non era il suo turno ancora e che doveva aspettare l'appalto successivo. Dicevo, un dato sorprendente ascoltando queste conversazioni, che riguarda, dato da cittadino, che riguarda il tema delle preoccupazioni del politico che parla con i suoi complici nell'organizzazione delle attività di questo comitato d'affari. Questo politico in queste conversazioni non si preoccupava mai di quelle che potevano essere le reazioni all'interno della giunta regionale ad una sua proposta di decreto di finanziamento di un'opera assolutamente inutile, che finiva quindi in fondo per sottrarre risorse invece a settori che erano invece in sofferenza e che quindi necessitavano di un intervento. Il che già preoccupa molto, perché significa che anche all'interno della giunta probabilmente ci sono degli assetti secondo i quali ognuno si cura al suo settore e quindi non si occupa
della gestione razionale delle risorse per quella regione. Ma il politico